Una nave che parte, una madre che piange, file interminabili negli uffici di collocamento. Immagini rubate da un vecchio film in bianco e nero rispecchiano una realtà non troppo lontana e molto drammatica. Conosciamo bene lo scenario nel quale sono state girate. La Sardegna, che per millenni aveva cercato di respingere eserciti di invasori, nei primi anni del Novecento assiste impotente alla comparsa di un nuovo fenomeno, quello dell'emigrazione. Tantissimi sardi furono costretti ad abbandonare l'isola, vessati dal fiscalismo statale, da annate agrarie compromesse a causa della siccità e dalla mancanza di lavoro. Sognando un futuro migliore, partirono in massa, solcando i mari, oltrepassando i confini, per approdare in paesi a volte ostili, che malvolentieri li accoglievano, rendendo le loro condizioni di vita durissime. L'Europa non era pronta per l'esodo sardo. Tristemente noti i cartelli con su scritto «Non si affittano camere ai sardi». I sardi, però, hanno dimostrato tenacia, abnegazione, e molti ce l'hanno fatta. Hanno trovato un lavoro, costruito una casa e formato una famiglia. Alcuni sono tornati, una volta raggiunta la tanto agognata stabilità economica. Altri ritornano soltanto per riassaporare il gusto del mare e riabbracciare i parenti. Storie bellissime e struggenti. Storie di sardi, nell'Europa dei sardi. E noi queste storie ve le vogliamo raccontare. Benvenuti ancora una volta negli studi di Super TV. Siamo pronti per iniziare una nuova avventura, un nuovo viaggio. L'ospite di questa settimana, sono un po' triste perché questa è l'ultima puntata, è la 12ª puntata, ma sicuramente ci rivedremo l'anno venturo. Vi presento subito il nostro graditissimo ospite, Luca Pinna. Ciao Luca! Ciao Bettina, ciao a tutti, ciao, ciao amici di Super TV, eccomi qua. Dice che sono emozionata, è vero, un po' dai, sì, molto, vero. Molto timido, benissimo, sarà una puntata molto movimentata. Di dove sei, da dove parte il nostro viaggio? Io chiedo sempre da dove incomincia il viaggio. Dove sono nato o dove comincia il mio viaggio? Ma diciamo, dove e quando sei nato, possiamo dire anche la tua data di nascita, tanto sei più giovane di me. Beh, io sono nato a Marrubio, sono nato in una casettina, lì poi sono venuto a abitare dopo la prima elementare a Oristano. Sei nato in una casettina, non sei nato all'ospedale? In una casettina, sono nato proprio in casa, sì, l'ostetrica. È venuta l'ostetrica? Sì, sì, sono uno degli ultimi nati in casa così. Anche io, però io 100 anni prima. Vabbè, non è passato a lui. Sì. Quindi, la birra mi ha tenuto più giovane. Luca sembra. Nacque in Marrubio. In Marrubio, sì. In Marrubio City. No, una quarantina d'anni fa. Esatto. Frequentato le scuole a Marrubio, poi... Ho fatto la prima elementare a Marrubio, poi niente, Oristano, ho fatto le medie, eccetera, eccetera, il liceo classico dove, diciamo, non era stato un percorso, mi sono diplomato comunque. Ma di quei percorsi un po'... Sì, diciamo che... Spontanei, oppure diciamo la che... tua famiglia... No, mi sono diplomato, ci ho messo 7 anni, la verità, non era proprio la mia scuola, però ho imparato tantissime cose, per esempio la parlantina mi occorre, mi serve quel lavoro che faccio, eccetera, eccetera. Poi sono andato a Bologna, avrei dovuto fare l'università, ma ci sono stato 3 giorni, ho detto ho già perso 2 anni e ho incominciato a lavorare da lì. Tu sei andato a Bologna per studiare? Avrei dovuto studiare, invece... E che facoltà avevi scelto? Agraria.
agrare, perché col agricolo. classico purtroppo. No, perché avevo capito che non ero Sì, proprio ma io sono dentro. molto tifosa di queste cose, di questi cambi. Anche Poi io saprai, altro che ho quello il frequentato cambio. scientifico, istituto d'arte, poi ho fatto insomma vari percorsi. È tutto un arricchimento. Pensa che allora adesso io mi occupo di panini, eccetera, eccetera, però prima Mi io occupo sono. di panini. Questa è la fine dell'intervista, ci siamo già arrivati. Ma Va no, bene, ciao Luca, arrivederci. perché ti voglio dire un'altra cosa, perché io ho studiato per diventare professionista, sono diventato incassatore di diamanti, quello era il mio lavoro proprio, sono partito con un percorso da orafo, cesellatore, sbalzo, eccetera, eccetera, e poi ho fatto quel lavoro lì. Tu hai fatto un percorso da orafo a Bologna? Dove No, 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 a sei? Bologna facevo lavori duri, lavoracci duri, facevamo casse d'imballaggio, eccetera, eccetera. Facevi casse di imballaggio. Sì, era manovale, cioè, lei costruivano delle casse che si utilizzavano per mettere dei prototipi. Ad esempio, facevano un prototipo di una cabina telefonica e noi la dovevamo fare apposta per spedirla in Grecia, negli Stati Uniti, quello che fosse, ok, vicino a Bologna. Era anche abbastanza interessante, non era noioso perché erano tutte diverse, fatte particolari, eccetera. Un lavoro abbastanza pesante, eccetera, ma non l'ho fatto per tanto tempo. Non l'hai fatto tanto tempo, ti è servito per temprarti. No, no, avevo capito che cioè, c'è gente che lavorava duro, quello E per sicuramente. mantenerti Beh, anche. certo, sicuramente, sicuramente. Sicuramente non Ma. volevi pesare sulla famiglia, visto Beh, che avevo non deciso di non avevi. studiare, quindi avevo preso un altro Bravissimo. percorso. Ma diciamo, siamo arrivati all'orafo, alle cassatore di diamanti, perché mi ero fatto male a una zampa. Ti sei fatto male Alla alla zampa? zampa, allora quindi ho detto avrei voluto continuare sul lavoro manuale perché mi è sempre piaciuto. Da ragazzo suonavo, eccetera, eccetera, quindi ho detto una certa manualità e ho scoperto che mi riusciva bene, quindi ho fatto tanti corsi, ho iniziato ad Alghero tramite un amico, poi sono stato a Bologna, tipo il Garzone proprio, ho cominciato Ma proprio. parlami, aspetta, perché tu sei già arrivato ai 40 anni. Parlami di Ok. questa passione artistica, la passione per la musica, Allora, te la che è dico. stata incoraggiata dalla tua famiglia No, non è oppure andata a sei spontanea, un eravamo un gruppo di autodidatta? amici e mancava il bassista. Chi l'ha fatto? Ho fatto io il bassista. Hai studiato musica o sei un autodidatta? Diciamo che ho preso anche delle lezioni, però non ho studiato la musica classica, il solfeggio, eccetera, eccetera. Quindi, e noi studiavamo i pezzi, si studiavano i pezzi con i ragazzi, con ognuno il suo compito. È stato molto formativo perché ho imparato sai, a metterti d'accordo con gli altri, gli orari, quello, tutte queste cose qua. È molto Hai importante. iniziato, insomma, hai imparato quello che il lavoro di squadra, il Sì, gruppo. molto importante. Poi il bassista è quello che fa il lavoro dietro. Se suona male lo sentono tutti e Cioè, ti fa danno andare fuori tempo dietro. tutti, devi Esatto, dare il esatto. ritmo. Invece se va bene ti dicono, vabbè, c'eri, capito? È ingrato, però impari, tra virgolette, però poi nel No, tempo è anche apprezzato. non è ingrato, il Quando bassista. suona voi dire il bassista, allora a te, tocca a te fare il bassista, era così, capito? Come quando ti mettevano in porta e giocavi con i bambini a Bravo, calcio. esatto, Però è un proprio. ruolo molto importante in È un gruppo. importantissimo, adesso È mi che serve tantissimo. avevi una grande manualità, quindi hai studiato per diventare orafo, hai fatto Sì, dei ho corsi, fatto perché dei. hai fatto l'istituto d'arte, No, no, ho poi fatto dei oppure. corsi, proprio dei corsi specifici, cioè proprio dedicati a proprio settoriali E quindi li perché. hai fatti, mi dicevi, a Bologna? A No, li ho fatti a Roma, ho iniziato a Roma. Roma, sì, lì poi lavoravo, facevo altre Quindi da cose. Bologna tu sei No, da Bologna ho fatto tornato mai. Alghero, Bosa, Quindi sei Garzone, tornato. poi Garzone de di bottega, cioè proprio ho iniziato da zero perché ci sono ragazzini che iniziano a 14 anni, io ho iniziato più grandicello e niente, proprio ultimamente mi sono messo lì a fare e niente, ho continuato. A Roma ho fatto dei corsi, ho imparato tantissime cose, poi sono andato a Vicenza dove ho Hai conosciuto. imparato a tagliare le pietre oppure hai imparato anche a fare lavori col di No, oreficeria? facevo inizialmente lavori di oreficeria, proprio, non ero ancora specializzato A come Roma. a Roma, sì. Poi sono andato a Vicenza, sempre continuando questo percorso, sempre come Dove c'è una orafo. grande E beh, tradizione certo, c'è un orafa. centro orafo molto grande, diciamo che è collegato con tutto il mondo. Anche Alghero.
Alghero forse Alghero sul è più sul corallo, diciamo, più, è più filigrana. filigrana, più piccolina, più magari si vende ai turisti, cioè invece lì una produzione c'è la fiera, quindi vengono da tutto il mondo. Adesso è un po' decaduta, però diciamo si sono rialzati e sono in pista. Lì conobbi, ecco, il collegamento con l'estero, la mia futura moglie, una danese che frequentava il mio stesso corso. Niente, ci siamo voluti bene, tante cose, quella e quell'altro E vi e... siete sposati? Ti Sì, ci siamo sposati lì in Danimarca, ci siamo sposati sei all'estero. trasferito in Danimarca, l'hai conosciuta in Italia? L'ho Per conosciuta in Italia e mi sono trasferito in Danimarca, esatto, dove è nato poi per amore. amore, certo. Oppure Sì. avevi trovato un lavoro e lei ti aveva messo in contatto con qualcuno che No, 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 potesse no. darti un Abbiamo lavoro? deciso di trasferirci e provare a vedere com'era in Danimarca, perché lei è rimasta incinta e quindi abbiamo deciso di... Vediamo, proviamo. Io poi ero molto curioso, ero un ragazzino, diciamo, avevo 24 anni quando è nato mio figlio, Eri molto mi piaceva giovane. l'avventura, capire, sentire cose nuove. Poi questo, il danese è una lingua, insomma, anche tra virgolette astrusa, cioè non è una lingua... Per fortuna in Danimarca si parla l'inglese, per cui forse all'inizio Ma hai all'inizio sai cosa ho iniziato. fatto? Io non avevo mai studiato l'inglese. Cosa ho fatto? Ho detto, devo pensare in fretta, sono un futuro papà, devo farci. Allora mi sono visto tantissimi film in lingua originale, tant'è vero che adesso non mi Lingua piace... originale inglese. Inglese, certo. Poi, tant'è vero che adesso non mi piace vedere film in lingua originale, voglio vedere solo doppiati in italiano. Anche Ne se ho la visti troppi, adoro Ferruccio Amendola per tutta la vita, certo. Erpiotta. Erpiotta, Sì. il Topolino, le cose semplici, sai, perché devi stradare. Allora potevo comunicare, però a un certo punto, io rispetto agli altri stranieri, avevo una suocera, un suocero, gli amici, eccetera, eccetera. Ho detto a tutti quanti: parlatemi solo in danese, I tuoi altrimenti. suoceri erano danesi? Tutti Sì, sono danesi, sì, danesi. tutti danesi. E quindi ho iniziato il percorso, ho fatto la scuola, eccetera, eccetera. Quindi tu sei inserito subito perché avevi una famiglia danese, non hai avuto Certo. tanta difficoltà come No, spesso accade a certo. chi si ritrova lì in un mondo a volte anche un po' ostile. Esatto. Mi hanno messo in mezzo subito alle cose perché anche poi il posto in cui ci eravamo trasferiti, tra l'altro si sono trasferiti anche i miei soci da Copenaghen, che è il capoluogo in questo paesino, perché c'era la sorella di mia suocera e stava con un mio grande amico, uno dei pochi danesi che non parla inglese, lo adoro. Ma è un signore, un anziano? Adesso si Un è... anziano, Ciao sì. Life, se guarderai la Sì, trasmissione. ciao. Poi, ciao. Hai, Come esatto. si dice ciao in danese? Hai. Hi. Niente, lui aveva una ditta di camion, quindi conosceva tutti lì. Immagino uno che ha fatto Ma tu lavori come per... sei stato accolto, oltre che dalla famiglia, dal popolo danese? Perché i popoli, io ci sono stata, i popoli nordici, non generalizziamo ovviamente. Non sono come gli italiani, noi siamo Esatto, molto sì, più loquaci, espansivi, espansivi, certo, sì, un a po'... volte un po' più, posso dire, accoglienti, meno diffidenti Sì, rispetto alla. questo è vero perché, a parte la fortuna che ho avuto con la mia famiglia, in generale non è facile conoscere delle persone per la strada, fare un discorso al supermercato, posso dire in qualsiasi occasione, cioè devi Cioè, dico, ma essere... che vuoi? Ma. Non proprio così, però devi essere Cioè. inserito in un circuito, nel senso magari frequentiamo uno stesso corso, per dire sto lavorando con te, e poi c'è il freddo, quindi la cultura della casa, dei posti chiusi. Allora, dentro ti vedi proprio in automatico, dentro un posto e incominciano a parlare, magari ti vedi fuori nella strada e capito, c'è questa cosa Noi qua che è invece qua istintivo. col clima mite siamo sempre in Ma giro, anche a dicembre, sì. gennaio, per cui Questo è forse i stato anche un contatti sono problema per me. Guarda, io vedo favoriti. tu hai dei gioielli, io ho convinto, sai, l'ingenuità quando parti, vado a fare l'orafo, ma lì le donne non utilizzano tanti gioielli, quindi avevo il mestiere giusto nel posto sbagliato. E sai come me la sono girata? A fare da mangiare, facevo da mangiare a tutti a casa mia, infatti là... Cioè tu eri adescavi? Però No, diciamo... ufficialmente tu facevi, lavoravi in un negozio, cosa No, facevi? facevo, siccome ero arrivato da poco, con mia moglie ci procuravano dei lavoretti, li facevo proprio un laboratorio, mi ero portato tutta l'attrezzatura che Un avevo. laboratorio casalingo, a Sì, casa? con la prospettiva di aprire poi un nostro negozio, eccetera, eccetera. Però questo fatto qua che all'inizio c'era questa difficoltà di trovare lavoro,
Insomma, mi ha un po' scoraggiato per il fatto che ero un giovane papà, ho voglia di futuro, di crescere, di fare qualcosa e quindi, insomma, vedevo che facendo le lasagne a casa, quello e quell'altro, riuscivo a fare. Tra l'altro, Ah, tu ti facevi pagare? diciamo che Un mi po'. aiutavano, mi aiutavano. Esempio, un tizio qui mi diceva fammi da mangiare, fammi le lasagne, fammi quell'altro, mi faceva la spesa e mi ha aiutato a fare la revisione della macchina. Avevo una Seat Marbella 4 marce, proprio sono arrivato in Danimarca, questa, cioè le foto mi sono sposato anche così, eccetera, eccetera. Peccato non averla, non hai portato la foto della No, 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 mannaggia. sono uno di quelli che non ha tante foto, lo sai, ho fatto un mucchio di cose e non ho tante foto. È un Ok. mio modo di Preferisci essere. conservare dentro di te il Forse ricordo? Non magari sei non di so quelli che se. vanno ai concerti e li seguono No, dalla. assolutamente. Non ho WhatsApp, Ok. figurati se mi facevo le foto delle cose. E quindi tu, un po' con i gioielli, un po' col cibo, tu Sì. assicuravi un futuro al tuo bambino? No, diciamo che non era tanto rosea la situazione. Allora, capisci, io avevo questo desiderio quindi di realizzarmi. E da lì siamo tornati in Piemonte dopo un anno, ok? Siamo Ma tornati. l'anno non è andato bene? No, Oppure non, non, stavate valutando stavamo, sì, stavamo, e vagliando? esatto, stavamo valutando, mi ero accorto che sarei dovuto diventare più specializzato, cioè non bastava essere un orafo per cercare di realizzarmi. Allora decidemmo di andare tornare in Piemonte dove c'è un grosso centro orafo per imparare a fare l'incassatore di diamanti, il che ho fatto, sono andato proprio, ho riniziato da zero. Non hai niente qui con te da farmi vedere. No, guarda. Ma non mi dici che ho gioielli, vedi, ottimo. Infatti, no, infatti sono Sarebbe bello stato quello. carino portare Ma qualcosa non è per il me, per poi la nostra non è il cara mio lavoro, lo sai che ho regista. scoperto che non è il mio lavoro proprio. No, peccato. No. Uno decide di cambiare Vabbè, lavoro proprio sul più bello. Siamo più amici. Comunque, vabbè. Vedi, continuiamo. è tutto un minestro della mia vita, ho fatto tante cose, ho cambiato Ma la sempre. vita di tutti, Sì, non penserai che infatti. uno nasce impiegato di banca e muore impiegato di banca. Cioè, Sì, può certo. Può capitare, capitare, però. certo. Però non è il nostro caso, non è il tuo caso. E quindi, io ti interrompo sempre perché mi fa ridere questa cosa, mi parlavi di diamanti, dici accidenti, non ti porti niente da casa. Incassatore di diamanti. Sì, sai che lavoro è? L'incassatore di diamanti lo Sì, ti danno un oggetto, lo le so. pietre, tu devi incidere praticamente il metallo fin quando fai lo spazio per poter chiudere con delle granette meccanicamente le pietre. Capite quello? Quindi, insomma, È la montatura quella che. esatto, le granette chiudono meccanicamente la pietra, eccetera, eccetera. Ma. Diamonds are. Vabbè, era una frase di Marilyn. E quindi questo è quello di cui ti occupavi quando sei tornato in Italia. L'idea della ristorazione però non ti ha mai lasciato, No, perché insomma. sai, quando facevo questi giri, tutte queste cose, sempre per avere un soldino in più, andavo a lavorare nel ristorante, o lavapiatti, o aiuto cuoco, quello che sia, aiuto pizzaiolo, quello che sia. Quindi mi è sempre rimasta questa cosa che ho detto. Poi in Danimarca, insomma, avevo una passione per cucinare, poi tutti i posti dove andavo, Cioè vedevo. io non ti chiedo come faccio di solito se ti è mancato il buon cibo italiano, buon cibo sardo, perché tu Cucinavo. ti portavi da No, no, casa, si trova tutto, si si trova, trova, sì, si vabbè, trovava si tutto anche allora trova, perché ok. loro sono appassionati di cibo italiano, quindi figurati, E quindi tu potevi sì, cucinare magari un quello po' che più ti. Però caro, quello che vuoi, però si trovava, sì. il Pieno tuo di. bambino è stato tirato sulla lasagna, insomma, non No, anche la è. mamma era molto brava, pensa, lei cucinava, lei era veramente brava, cucinava di tutto il mondo, era una che aveva viaggiato tutto il mondo, era stata in Sud America, parlava sette lingue, una persona speciale, quindi insomma. Era abbastanza grezzotto, diciamo la verità. Tu Lei eri grezzotto, ma magari gli opposti si attraggono e quindi. sì, ma non in senso brutto, però più energico, perché lei era, insomma, Sardo? più riflessiva, più. Sardo? E lei Infatti, era più nordica, mio figlio è più. campidanese, Tuo figlio è proprio campidanese. Quanti anni ha campidanese. il tuo bambino? È 18 adesso. 18, è un ragazzo È un ormai. ragazzo, sì, abita qui con me, sì, Abita esatto. qui in Sì, Italia. abita qui in Sardegna, Oristano. Vivo Oristano, dico, viva la Sardegna, vivo Oristano. Bene, ci fa Voglio bene piacere. Oristano. E voglio Bene. bene anche a voi che state lavorando nel territorio, perché una cosa, vedi, avendo abitato nell'estero, quando ero ragazzo, avevo la voglia di vedere sempre lontano, vedere sempre fuori, sempre qui. Invece
come ti dicevo, Giovanni Cannas, un mio caro amico, mi diceva: Sono felice, ciao perché Giovanni. guardi sempre, Giovanni diceva, perché guardi sempre in alto? Ma guardati la punta delle scarpe. E adesso per me, per esempio, Lui ti lui diceva, diceva, ero sempre, ok, dove stai andando? Oggi saggio. parto a Bologna, poi devo andare lì, poi devo andare là, poi devo andare a Londra, poi devo andare a quella. E diceva, però, guardate anche la punta delle scarpe, aveva ragione, lo Guardi, scopro. anche, Sì, quindi hai certo. fatto bene comunque a fare tutto ciò che hai fatto. Sì, però ti dico una cosa che magari fa parte del mio carattere. Adesso mi dà noia quando sento qualcuno che dice funziona tutto meglio, è tutto meglio fuori, qui non funziona niente, eccetera, le solite cose scontate. Dico, c'è del bello fuori, ma c'è del bello anche qua. C'è del meraviglioso Ah, qua. certo, ma anche noi che operiamo nel territorio, voi per esempio, state parlando del territorio, è una cosa bellissima, per me è Tu, regista, appassionante. che stai Tu, operando. esatto, tu dietro. Eh no, no, è bello perché anche tra virgolette, è anche difficile perché un territorio per il lavoro, diciamo, ci sono delle difficoltà, però è anche interessante, capisci? È interessante le dinamiche di chi si scontra con le cose per cercare di farcela. A me, per adesso, mi interessa più vedere questo che andare a fare un viaggio a Londra, non mi dà niente a livello personale, poi non in generale, non sono, per Però carità. diciamo che è un percorso che hai già fatto, hai un'età più matura e hai già provato. Anche io adesso ti dirò che non cambierei Oristano per niente al mondo. Faccio delle tappe ogni tanto, Certo, vado, magari poi, però interessante, torno. interessante. Insomma, è una cosa, io dico sempre che è un arricchimento. Tu non saresti mai Certo. diventato quello che sei. Fa parte del mio Penso che bagaglio, sia una persona, certo. insomma, splendida. Questa forza, questa voglia di fare deriva anche da tutte queste esperienze, io suppongo. È come aver Sì, studiato, cioè, il la bello delle chiamano persone. università della strada. È Anche abbastanza, questa tua diciamo. timidezza, tu come la vivi, per esempio? Sono molto timido, Se no, vero? Sono sì, vedi, molto se non timido. avessi viaggiato tanto e non ti fossi trovato in situazioni particolari, Beh, adesso certo, quello magari sì. qua non avresti niente da raccontarci. Ma no, sicuramente. Magari sai cos'è che avendo un figlio ci tiene molto alla sua educazione, quindi cerchi di fargli capire anche queste cose. Infatti, io quando viene qualcuno e mi dice voglio un panino easy, a me. Ma perché stai Questo parlando così? termine È sì, anche io non lo amo troppo tanto, sfruttato, piacere. no? Cioè, per esempio, è venuto Patrick, se lo può permettere, sai perché? Perché ha una moglie americana, un figlio Parliamo di americano. Patrick Abate Patrick che Abate, gli dico, salutiamo. bravo Vabbè, Patrick, quando lo fai tu va bene, ma quando vive a vedo Los Angeles, ci sta, ok. ma sfruttare questa, sai, questo un panino strong, un panino, ma perché parli così? Cioè, che motivo Ma mi c'è? ricordo un po' quando eravamo ragazzine noi, faceva un po' scicchino, avere Esatto. l'accento, come si dice, continentale. Tu andavi 2 giorni a Roma e ne tornavi così. Oh, Questa è la eh sì, mentalità dai, un po' è un po' ridicola. retrograda che comunque Certo. essere stranieri o di fuori Certo. era sempre più bello che tipo l'erba del vicino è più verde. Sì, è Insomma, chiaro, sono delle chiaro, banalità, chiaro. no? Sto dicendo delle ovvietà, delle banalità. Però Esatto. Ti voglio dire purtroppo. una cosa, Dai, Bettina. dimmi qualcosa, raccontaci E dici qualcosa, qualcosa, sta dici parlando troppo qualcosa. questo ragazzo. Vabbè, io tra mezz'ora ti Taglio, taglio. basta, quello là. No, a proposito di questa cosa dell'inglese, dell'italiano, esterofili, eccetera, eccetera, feci una scommessa con dei ragazzi che suonano sul palco lì in Contea, eccetera, eccetera. Ma perché vi chiamate tutti con nomi inglesi? Non sapete, ma non scidesi manco chi stia in inglese, vi chiamate tutti con nomi inglesi. Io Scommettete che. traduco, non sapete, ma perché vi chiamate tutti con dei nomi inglesi? Non sapete neanche parlare l'inglese? Anzi, Ok, molto così, benissimo, vai. benissimo. Allora, avevo intenzione da tanto tempo, di rimusicare una canzone danese e di non tradurla, ma anche di cantarla in italiano. Al che ho coinvolto degli amici di Pensieri con Davide Cadelano, eccetera, eccetera. E detto, facciamo in italiano. Al che tutti mi dissero, guarda, se tu la fai in italiano, secondo me non funziona. La mia scommessa è, scommettiamo che la faccio in italiano io, che non sono un professionista, che non ho possibilità più di suonare tanto, e vediamo. E diciamo che ha avuto anche un discreto successo, senza dire chissà che cosa, però la specialità di questa cosa, cioè, la specialità, vabbè, non si può dire, no. Mi sa che mi Specialità, si sono parla un po', incartato, ma vero? vabbè, parlando La di cibo, cioè specialità, no, la mi sono. peculiarità, La peculiarità, sì, peculiarità di esatto. questa cosa era che tu hai tradotto dal danese. L'abbiamo rimusicata con Davide, il testo di Davide Cadelano, gli ho tradotto l'originale, lui ha. Però tu sei già tornato in Italia, ok? Adesso io
Mi riporto Ti indietro. riporto un po' indietro perché voglio sapere un pochino della la tua esperienza danese finisce No, in breve allora. tempo. Tu sei tornato sei andato in Danimarca, poi sei tornato qua e poi. C'è un altro, ho avuto, a parte mio figlio, cioè ho avuto un altro legame forte con la Danimarca perché per diversi anni ho importato porcellane dalla Danimarca. Non so se conosci i piatti di Natale, quelli blu e bianchi della Royal Copenhagen, Benecronda. E Sì. ho fatto i mercatini in Sardegna, siamo arrivati sia in Corsica. Cioè tu prendevi i piatti dalla Danimarca e li portavi in Sardegna. Esatto. Quindi ho conosciuto i venditori, andavo nei mercatini, eccetera, eccetera, frugavo, facevo molto interessante, Ma non ovviamente. hai mai lavorato, non hai mai avuto una bancarella in Danimarca, c'è un freddo. No, è fatto il contrario, infatti, capito, proprio da lì ho Prendevi la preso. merce da lì. Infatti, tutti i miei parenti dicono: ma davvero gli italiani comprano tutte queste robe qua? Rimanevano un po'. Certo, penso che gli italiani sono stati i più grossi compratori della Royal Copenhagen per tanti anni. Nel Ascolta, mondo, nel mondo. come sta la sirenetta? Perché io l'ho vista una volta, Guarda, non devo è dire niente la di verità, specialità. mi ha un po' deluso, me l'aspettavo E lì sono. un po' più grande, però vabbè, tutta rannicchiata, un po', insomma. Eh beh, sai, i giapponesi fanno lì, Sì, caricano il pullman. è Sono furbi danesi, bellissima. sono furbi danesi. Cioè, hanno costruito sulla sirenetta un affare, diciamo, dai. Sulla statua, perché non è un qualcosa di veramente rappresentativo, però loro hanno questa capacità, sono Vabbè, bravissimi sono le favole a vendere. di Andersen. Oltretutto la Sirenetta è una delle favole più tristi che poi abbiamo cambiato per i nostri figli perché alla fine non muore, mamma muore, no, non Non muore, si muore. salva È la invece piccola muore. fiammiferia, Sì, insomma. questa è una serie di favole terribili. Sì. Lui è andato in Italia, sapevi? Ci aveva messo 2 anni per arrivare in Italia. Me lo dicono sempre, cioè con la Hanno carrozza, capito? Andava lì, c'erano i briganti, si dovevano fermare, come facevano? Ed era arrivato a Roma. Pensa, allora lì sì che erano viaggi, secondo me. Capito? Adesso prendi un aereo, Ma va. preferisco perché tu vuoi andare in Sì. carrozza. No, però dico, lì chissà le esperienze che ha fatto, cioè nel senso che adesso io Ma non voglio sei. prendere da nessuno, adesso rimango oristano, vado solo a E trovare i non ti miei muovi soggetti. più. No, quando vado all'estero vado a Marrubi, dai miei parenti, capito? Poi quando, se no rimango qua. Sei un signore di mezza età ormai. Quindi, Esatto. mercatini, c'era porcellane. Porcellane. Porcellane traslucida e trasparente, quindi è Con diversa sette da. cotture. Sette Dalle cotture sette adesso. cotture. Istituto d'arte Docet, e quindi dopo i mercatini che hai fatto qua in Italia. Sì, Sardegna, sì, principalmente Sardegna. Niente, un giorno mi accorgo che non andavano così tanto bene, cioè anche questa crisi di cui si parla, eccetera, eccetera. Non riuscivi più a vendere No, questi vendevo ancora, prodotti. tant'è vero che i miei ex colleghi cioè, mi dissero: ma come mai puoi cambiare lavori così bene? Perché avevo questo sentore, avevo imparato la lezione in Danimarca, per esempio, andare a fare l'orafo in un posto freddo mi aveva dato come un sesto senso per dire: guarda che se sbagli candeggio non funziona. E avevo visto che anche i signorotti che avevano soldini faticavano oppure non volevano più comprare il mobile dei miei colleghi, la lampada, quello e quell'altro. Quindi con gli ultimi soldi che avevo di questi lavori, poi mi sono comprato il camioncino dei panini. E lì è iniziato un Quindi io percorso. dico che tu ti occupi di fast food, invece no, no, sia mai. Addirittura se c'è street food, io non sopporto street food. Slow food, street food, Finger. finger food, che te li vengono, che Insomma, te li tutto sporcare voodoo, le eh. Tutto mani. Tutto voodoo, eh. food E infatti è dico, c'è invece. ristorazione tradizionale, c'è la contea e poi c'è questo street food. Quindi tu hai un furgoncino, come lo chiamiamo? Un furgoncino dei panini, un camion bar, un autobar, sì, dai. Un camion bar, non c'è un termine più, perché fa Più più scì. togo, Dai, più più togo. togo, dimmelo. Contea, c'ho la contea. C'ho Contea. la contea, più togo contea. È piuttosto contea. E ti occupi di panini, tu Panini, fai panini, solo panini. non è street food, non è slow food, no, vabbè, fast food, slow food, però fai dei panini squisiti, io questa adesso non ti devo fare pubblicità, però fai dei panini con Sono i ragazzi che sono bravissimi, eh? C'ho ragazzi che sono bravissimi a fare i però panini. gli ingredienti sono Sì, sardi, perché tu ci metti caseizzolo, abbiamo un salsiccia, laboratore ecco. dove ci occupiamo della produzione, gli hamburger li facciamo noi, le cipolle le facciamo noi, insomma c'è un Aspetta, qualcosa. le cipolle le facciamo noi. Non è che Marrauso, non è che La Marrai Vuru. Zappare, no, non Zappiamo, no, nel senso. Traduzione, Marrai Zappare. Marrai Zappare, no, nel senso che c'è una. Dimmelo in danese, Zappare. Vediamo se è vero che. Duca.
Forse Può si dire quello dice. che vuole, tanto noi che ne Eh no, sappiamo. forse Zapalaterra Dürkayon, forse si dice così, eh. Comunque, non vai a Zapatera, però ti fai tutti i Nel senso che tuoi vuole dire l'aspetto, c'è prodottini l'aspetto rustico della sott'olio. contea, c'è l'aspetto rustico, dietro c'è l'aspetto, diciamo, che fa le veci di tutta questa cosa. A noi ci piace rimanere così, capito? La contea rimane un po' spartani, cioè mettiamo i cartelli scritti col pannarello, eccetera. Però dietro questo c'è un laboratorio dove. Ma dimmi il nome di un panino, perché un giorno sono venuta e ho scelto un panino, ma non me lo ricordo, era così lungo il titolo. Allora, il classico è lo zio. No, ma era Il lunghissimo. Pedro, Super Pedro di terzo grado, forse così, no? Perché c'è stato. Te lo Diciamo inventi che tu queste sono cose? nate così, sono come i cartelli. Allora, la legge in contea è che i cartelli, i panini, deve nascere lì spontaneamente, perché se tu vai, fai una ricerca, inventi barzellette, inventi quello che vuoi. Tant'è vero che certe volte vedi, non ci sono cartelli che cadono oppure si tra. Poi deve nascere, cioè, fa troppo ridere questa della scheda, quindi sono anche un po' delle cose un po' anomale e ti fanno veramente sorridere perché Allora, riesci. io devo dire una cosa adesso in diretta, lui è il diavolo, perché adesso non dico esattamente dov'è la contea, però io andavo a camminare, a correre per cercare di dimagrire un po', per mantenermi un po' in forma e sentivo questi aromi, questi profumi e lui, maledetto, dice: "Ciao Betty, come va? Vieni che ti faccio assaggiare il panino dello zio", e quella è uno come fa. Come si Capito? dice Tu invece sei di dire fan? Io pericoloso. sono invece di dire fan, un tuo estimatore. Si dice, perché tu disegnavi per Fisieto? Dai, te lo sapete. E quindi quando sono tornato in Italia, leggevo Fame? Fisieto Sa che e endemia è su ho detto, famine, vedo. zio. Zio, in inglese c'è starving. Ahi, ci via Zio, sta. sa che endemia è su famine. E tu, maledetto, con questo profumo che ti segue, capito? La nuvoletta ti segue. Però vedo che hai. Allora, adesso che ti sei appena mangiato un panino, c'è la maglia tutta Pasta così. asciutta, diciamo Basta, che c'è. No, no, ma è un'immagine rock o. è zio Bud che porta sempre fortuna, cioè, troppo Bud simpatico. Spencer! Insomma, Pensavo a chissà quale ma gruppo, adesso era tutta accracangiata. diciamo che la mia ragazza mi ha lasciato questa, dovevo andare, corretto, ti lascio, però devi andare a fare l'intervista. Però io l'ho Sì. visto, sì, va bene questa, sì, Vabbè, voi bella, bella. maschi, qualunque cosa, basta che sia. Sì, diciamo Infati, sì. maniche corte, fuori ci sono 18 gradi sotto zero. Continuate a suonare, comunque lì vicino al Sì, furgoncino. Io ho visto che con ci sono l'associazione palchi. Avete un'associazione? sì, per il camioncino è una cosa, invece l'associazione, che è anche un'altra partita IVA, tra l'altro, si occupa. Associazione culturale? Associazione culturale, Rock certo. and E beh, rock and roll, sì. roll. Rock and roll, sì. Bellissimo. E quindi continuate a suonare, a creare Sai che il eventi. rock è una delle poche parole consentite in conta? Il rock, cioè rock, bar, va bene, però easy, strong no, invece Beh, rock, rock. come lo vuoi Sul dire? rock, no. Ci piace, a noi ci piace musica Quindi bella. Luca, il nostro viaggio dal freddo della Danimarca, dalla Sirenetta. Giunge al termine, siamo tornati a Siamo tornati a Oristano e tu Oristano. da Oristano non te ne andrai, non te ne vuoi, no, 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 no. Si San sta Leonardo forse, magari pure San tornò, Leonardo, pure tipo. da Marrubio da vecchio, magari vorrei tornare dove sono nato, magari sai. A Marrubio da vecchio. Ci sto andando verso. Sì. No, voglio stare a Oristano e combattere per Oristano, per Lavorare fare. per Oristano, Sì. organizzare E mi piace conoscere eventi. gente che fa a Oristano. Questa è, cioè, mi appassiona anche vedere all'opera le persone che fanno qua. Sinceramente, ti dicevo, preferisco vedere le cose qua che andare a Londra. Se mi pagano un viaggio non ci Certo, l'hai vado. già visto, furbacchione. Poco gusto, no? Per Pugus quello. adesso, dopo i 40 anni, uno mette un pochino le Sì, pantofole. Luca, mi dispiace, ma ti devo salutare. Ti ringrazio grazie tantissimo per essere a te. stato qui con noi, per averci simpaticamente raccontato la tua storia. Saluto tutti. Vi do appuntamento a questo punto, forse per una nuova stagione dell'Europa dei Sarti. Grazie per averci seguito, tanti baci, ciao.